Reagiscono i listini globali dopo il crollo di ieri e malgrado il nuovo tonfo delle piazze asiatiche. Le borse europee volano dopo le misure messe in campo dalla Banca Centrale Cinese. L'iniezione di nuovi fondi, equivalenti ad oltre 23 miliardi di dollari, e il taglio dello 0,25% dei tassi di interesse ha fatto rimbalzare le borse di tutto il mondo. Milano ha chiuso con un più 5,32%, segno positivo anche per Francoforte, Parigi, Londra, Madrid e Atene, che chiude addirittura con un più 9,38%. Positivo anche Wall Street, che ha visto crescere sia il Nasdaq che il Dow Jones. Ma per capire se le misure della Banca Centrale Cinese saranno sufficienti a spegnere l'incendio finanziario che ha spaventato gli investitori di tutto il mondo, bisognerà attendere ancora una notte, quando le piazze asiatiche riapriranno le porte. Nel frattempo tutto il mondo guarderà Pechino con il fiato sospeso. L'origine di questa crisi è interna alla Cina, dove il potere di Xi Jinping sta cercando di riformare drasticamente, radicalmente il sistema economico, in particolare di colpire i colossi delle imprese pubbliche, i cosiddetti principi che in modo corruttivo controllano ancora gran parte dell'economia, e di portare più fiato al mercato dei capitali, al mercato finanziario.